Un santo sconosciuto, a me e forse meglio anche a voi, San Ranieri di Pisa, patrono di Pisa. San Ranieri nacque nel 1118, visse una giovinezza un po' troppo spensierata. A 23 anni incontrò un eremita, si entusiasmò, lasciò tutti i suoi beni e se ne fu in Terra Santa a vivere da eremita. Mangiava 2 volte alla settimana. Poi tornò in patria e nel 161, 17 giugno, dell'anima di Dio, dopo aver operato tanti miracoli, non solo in vita, ma anche in morte. Quindi un uomo di preghiera, di digiuno, di elemosina, e il Vangelo di San Matteo prosegue passo dopo passo nel capitolo sesto a insegnarci a pregare. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando voi non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancora prima che glielo chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetta a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Signore ci vuole esortare e insegnare a pregare bene. Che è importante, la preghiera è la base poi del digiuno, con una forma di preghiera con tutto il corpo e l'elemosina, con una introduzione molto significativa. Ci insegna a non sprecare parole come fanno i pagani, che pensano di essere esauditi a forza di parole. Ciò non significa che uno non può ripetere le preghiere. Evidentemente, se le preghiere non si trasformano in preghiera essenziale, preghiera che unisce a Dio, anche queste preghiere sono inutili e ce ne accorgiamo che sono inutili. E allora dice: voi dunque pregate così. E ci insegna quelle 7 domande che si devono fare a Dio e che servono al culto di Dio e che servono a noi e al nostro prossimo.
non voglio sette. Tre sono rivolte a Dio per fare la sua volontà, perché venga il suo regno. E il fatto che ci spinge a pregare perché venga il suo regno, è chiaro che ancora non è venuto. Oppure se è venuto, già in lui c'è. Lui è il regno di Dio, è Gesù. Ma per venire a noi il regno di Dio bisogna che sia reso santo, sia dichiarato santo il Signore. Cioè è Lui che ci fa santi. È una cosa un po' difficile a capirla. Una volta santificato il suo nome, reso santo, dichiarato santo, il regno di Dio è già in mezzo a noi. E tutta la santità sta nel fare la volontà di Dio, come in cielo, così in terra. In cielo si fa, ma in terra mi pare ti faccia ben poco. Allora, ecco, l'implorazione si faccia la sua volontà, non la nostra. Come l'ha fatto Gesù a un certo punto? Padre, allontana da me questo calice, ma se questa è la tua volontà, si faccia la tua, non la mia. E poi si prosegue alle domande che secondo me sono condizionate alla volontà di Dio. Dacci il nostro pane quotidiano, il pane necessario. Sant'Antonio di Padova e tanti santi hanno capito il pane necessario, l'Eucaristia. Poi perdonaci, come noi dobbiamo perdonare gli altri. Non lasciarci, non abbandonarci durante l'ora della prova, ma liberaci dal male. E poi conclude giustamente che se voi non perdonerete al vostro prossimo, nemmeno il Padre mio che ne c'è vi perdonerà. Basta dire che tutto il succo della preghiera per essere esaudita consiste nel perdono, del perdonarsi a vicenda. Perché soltanto non avendo nessun rancore, non nessun conflitto, sono i conflitti, ma non conservando rancore e cercando di aiutare il prossimo, anche se è nemico, è chiaro che c'è l'azione di Dio, non c'è la nostra azione, perché noi non siamo capaci di amare il nemico fino a sacrificare noi stessi. Ci dà la grazia e la capacità soltanto il Signore. E quindi in questo sta la preghiera, l'unione con Dio, l'unione con Gesù Cristo, in modo da agire come Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Gesù in altro luogo nel Vangelo dice: il mio cibo è fare la volontà del Padre. Quindi la preghiera, la vera preghiera, è quella non di piegare la volontà di Dio alla nostra volontà, ma al contrario, piegare la nostra volontà alla volontà di Dio, che poi è il nostro maggior bene. E per questo ricevamo la benedizione. Il nostro maggior bene è fare la sua volontà. Come si fa in cielo? Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e protegga.
Signore, faccia risplendere se voi stavolta vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Lo diciamo specialmente per i più sofferenti, per quelli che l'assistono, è chiaro, per le persone sole, abbandonate, disperate, scartate, emarginate, disoccupate, carcerate, perché possano avere la nostra consolazione, il nostro conforto, per intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio e San Raniere di Pisa, tutti i santi e gli angeli, con la capo San Michele Arcangelo. Amen. Alleluia, alleluia. Allora, non tanto preghiere, ma la preghiera, unione con Dio e poi col prossimo.